Recensisco qualcosa per Cattelan. La Gioconda, voto 4 su 10, saranno 500 anni che è lì che guarda da questa parte con il bel panorama che ha alle spalle, direi uno sfregio a tutta la bella Toscana. La tangenziale, voto 4 su 10, praticamente come il traffico cittadino, quindi gente nervosa di fretta che litiga e fa manovre illegali, ma a 100 all'ora, quindi gente nervosa di fretta che litiga e fa manovre illegali e la vita appesa a un filo. Mio cugino, voto 9 su 10, ha conosciuto il Papa, il Presidente degli Stati Uniti, ha suonato con i Rolling Stones, mi ha riparato la macchina, la lavatrice, mi ha fatto il sito internet e installato la caldaia gratis, non gli do 10 solo perché è terrapiattista. La barzelletta che fa... C'è un gatto che vuole mangiarsi un topo e lo aspetta per giorni fuori dalla tana. Dopo tanti tentativi decide di nascondersi dietro una porta e abbaia. Bau, bau, bau. Il topolino, sentendo abbaiare, crede che dietro la porta ci sia un cane, così esce senza preoccuparsi, viene mangiato e un altro gatto gli chiede «Ma come hai fatto?» E lui risponde «Signora mia, oggi se non parli almeno due lingue, voto 7 su 10, in realtà dice che bisogna parlare almeno due lingue, ma in realtà entrambi i gatti della storia già ne parlavano due, perché parlano sia la lingua dei gatti che l'italiano, e quindi c'è un piccolo errore nel testo. Mike Lennon, voto 9 su 10, porta colore nello studio di Stasera c'è Cattelan con i suoi abiti, oltre a portare i microfoni in giro per lo studio, da non confondere con John Lennon, che a differenza di Mike non aveva un podietto.